5336, navigazione costiera. Stiamo navigando a sud-sud-est dell'isola di Pianosa con prora bussola 65 gradi. Declinazione 1 est, deviazione più 4 e una velocità propulsiva di 6 nodi. Declinazione e deviazione ci serviranno per correggere sicuramente la prora, non i successivi rilevamenti perché sono polari. Quindi la variazione magnetica, che è la somma di declinazione, cioè più 1, e deviazione, cioè più 4, quindi più 5 gradi, ci serve unicamente per correggere la prora bussola in prora vera. La prora vera è uguale alla prora bussola più o meno la variazione magnetica, quindi 65 gradi più 5 gradi uguale 70 gradi. Questo è il nostro valore di prora vera. Alle ore 10 rileviamo con un grafometro semicircolare, lo strumento che ci permette appunto di misurare, di fare i rilevamenti polari rispetto alla prora della barca, torre cala della ruta con rilevamento polare a sinistra di 118 gradi, quindi alle ore 10 un RILP a sinistra di 118 gradi. E alle ore 10:14 un RILP di Isola La Scola di meno 98 gradi sul sud-est dell'Elba, prora vera 65, quindi più o meno prora vera, scusate, 70, la prora bussola 65, quindi più o meno questa direzione. Pianose a sinistra dell'unità, quindi i rilevamenti polari sono effettivamente negativi. Determinare le coordinate del punto nave delle ore 10 e 14, quindi al momento del secondo rilevamento. Abbiamo quindi, non abbiamo un punto nave di partenza, ma abbiamo la nostra prora che abbiamo già corretto in vera, i due rilevamenti polari da correggere in veri, tracciarli e poi riportare il primo al tempo del secondo. Per farlo ho bisogno di avere lo spazio di navigazione fra il primo e il secondo rilevamento, quindi velocità per tempo 6 nodi per 14 minuti uguale a 1,4 miglia. Correggo quindi anche i due rilevamenti polari in veri, quindi scriviamo qui sotto RILV delle ore 10:00 è uguale alla prora vera più o meno il RILP, cioè il rilevamento polare, quindi uguale a 70 gradi più, abbiamo detto che è meno 118 gradi, e il secondo sarà uguale, il rilevamento delle ore 10 e 14 sarà uguale a 70 gradi più meno 98 gradi. Usiamo la calcolatrice per facilitare la cosa, facendo 70 più 360 gradi meno 118, cioè 312 gradi. Ho fatto questo calcolo perché se da una prora di 70, e l'unità messa in questo modo ha una prora di 70, devo togliere un rilevamento di un oggetto che ho visto a sinistra per 118 gradi rispetto alla mia prora, quando arrivo allo 0, mancano ancora da 70 a 118 48 gradi, quindi dovrò andare a ritroso dallo 0 togliendo dal 360 gradi. Quindi per fare il calcolo rapidamente faccio i 70 gradi più i 360 meno i 98 del rilevamento,
e diventa 332 gradi. Questo è il primo e questo è il secondo. Il primo è quello da traslare al tempo del secondo e questo è lo spazio. Procedo a tracciare i due rilevamenti facendo attenzione a quali sono i punti cospicui. Quindi il primo, Torre Cala della Ruta, 312. Torre Cala della Ruta, 312. 310, 11, 12. Torre Cala della Ruta. 332 su l'isola La Scola, isola La Scola, 332, 330, 31, 32, centro squadretta. La Scola è questa. Quando i due rilevamenti si incrociano è la situazione più complicata perché si è portati a dire benissimo, questo è il mio punto nave. Il problema però è che i due rilevamenti sono stati fatti in tempi diversi, quindi non può valere l'incrocio dei due rilevamenti fatti in tempi diversi. Devo traslare il primo al tempo del secondo. Di solito i due rilevamenti non si incrociano quasi mai, e quindi questo dubbio non viene. In questo caso invece il dubbio è sicuro. Non bisogna mai considerare un punto nave l'incrocio fra due rilevamenti fatti in tempi diversi, bisogna sempre rapportarli allo stesso orario. Ora, non disponendo del punto nave di partenza, perché abbiamo solo un'indicazione, siamo sud-sud-est dell'isola di Pianosa con Prorobus 65, quindi posso tracciare la mia prora vera di 70 gradi, non avendo un punto nave di partenza, la posso tracciare dove voglio, purché incroci i due rilevamenti in modo da poter applicare la regola del trasporto. Quando dico dove voglio è perché vi faccio ora vedere come... Cosa intendo? Se io si crea un parallelogramma che mi consente di ottenere lo stesso punto indipendentemente da dove io traccio questa mia prora vera. PV 70 gradi. Troviamo prima il punto relativo appunto alla rotta, alla prora tracciata in questa posizione, applicando la distanza di 1.4 abbiamo casualmente centrato il punto nave, perché traslando il primo al tempo del secondo arriviamo proprio all'intersezione del secondo rilevamento, quindi vuol dire che il nostro punto nave è questo. PN delle ore 10 e 14. Per capire, se io avessi applicato la mia prora decisamente in un punto diverso, qui giù, prora vera 70 gradi, avrei dovuto riportare sulla mia prora la distanza di 1,4 miglia dall'incrocio del primo rilevamento sulla mia prora, rilevando il punto K,
dove avrei dovuto traslare il primo rilevamento, il tempo del secondo. E traslando il rilevamento al tempo del secondo sarei arrivato, questo sarebbe stato il RILV 312 gradi traslato, questo è il secondo rilevamento, quindi l'incrocio di due mi avrebbe determinato lo stesso identico punto nave delle ore 10 e 14. Il quesito chiede le coordinate del punto nave, andiamo a rilevarle, PN delle ore 10 e 14, latitudine, longitudine, la latitudine sarà di 42 gradi, 31, 32, 33,3, la longitudine dieci gradi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, virgola, siamo in mezzo fra il 5 e il 6, 7,5. Controlliamo i valori. Soluzione, latitudine da 42,33,0 a 42,33,6, 42,33,3 è perfetta, longitudine da 10,73 a 10,79, 10,75 è perfetta.